procedurale, quella che dice, e io accolgo questa sollecitazione contenuta nella relazione del presidente Sangalli, quella che dice: per il futuro il Governo si attenga di più a ciò che la Commissione approva e licenzia. Il Governo si impegna di più a farlo, naturalmente in funzione di un impegno di tutti a fare in modo che i lavori delle commissioni si concludano con puntualità e nettezza, perché il margine di incertezza creato con quella fase finale che abbiamo tutti conosciuto e a cui ho più volte fatto riferimento ha creato le condizioni per queste scelte discrezionali del Governo, che naturalmente sono sottoposte in questo caso ad una valutazione almeno in parte critica. Per quello che riguarda invece, signor Presidente, il comma 16, voglio chiarire il comma 716, voglio chiarire e seguenti fino al 737. 37, sì, purtroppo gli occhiali non sono più quelli giusti col passare dell'età. Allora, dicevo, per quello che riguarda questi commi, si tratta semplicemente di questo. I commi, così come li abbiamo scritti, 716, 717, eccetera, eccetera, fino, contengono le singole misure di intervento finanziate sul FISPE e contengono le norme che agiscono rifinanziando il FISPE. È una lunga indicazione che chiarisce meglio il livello di utilizzo norma per norma del fondo FISPE, ma naturalmente in termini contabilistici è assai meglio che ci sia un unico comma 716 che dà conto del livello di utilizzo del FISPE stesso, sommando ciò che preleva con ciò che invece rimpingua, determinando un esito, che è quello contenuto in un comma 716 che il Governo ha formulato, sostituendo l'attuale comma 716, che è semplicemente riassuntivo. Signor Presidente, valuti lei, il Governo, se viene da lei invitato sulla base della relazione del Presidente Sangalli a modificare il testo di fiducia introducendo il comma 716, così come le ho detto riformulato, il Governo sarà lieto di farlo e ha preparato un testo che è perfettamente corrispondente a questa esigenza, ma naturalmente la scelta di correggere il testo a questo punto la compiamo se lei ritiene che noi possiamo realizzarla. Se lei ritiene diversamente, io ritengo che si possa fare. Io, se lei ritiene diversamente, io mi attengo alla proposta che lei mi avanzerà, auspicando che sia quella che mi sembra più rispondente alle norme e alle regole contabilistiche. Per quanto riguarda invece l'errore tecnico a cui ha già fatto l'errore materiale a cui ha fatto riferimento il Presidente Sangalli, si tratta di questo. Anche in questo caso credo che la cosa sia abbastanza facilmente comprensibile, anche se ha una sua complessità tecnica. Al comma 286 dell'emendamento di fiducia voi trovate quella norma, una norma generale che, facendo riferimento all'elenco 3, realizza tagli alle disponibilità dei diversi ministeri. Nella decisione della Commissione, recepita attraverso sulla base di un emendamento del Governo, i tagli al Ministero della Difesa sono stati ridotti, il taglio è stato ridotto di 200 milioni rispetto ai 500, ai 500, adesso glielo dico subito. Se lei va all'elenco 3, 504, ringrazio per la precisione, virgola 495 nel 2015. Ora, nel testo quindi votato in commissione c'è stata, che è recepito dal Governo, c'è stata questa riduzione. Poi all'elenco, quindi sia nella relazione tecnica,
si indica correttamente la riduzione del taglio di 200 milioni sia nella decisione della Commissione. Nell'elenco 3 allegato all'emendamento di fiducia invece continua a comparire la cifra 504. È un errore materiale che va corretto, naturalmente riportando a quel punto, invece di 504,495, ripeto, elenco 3 del Ministero della Difesa, la cifra 304,495. Anche in questo caso, naturalmente, si tratta di un errore materiale e il Governo sarebbe lieto che si potesse consentire la sua correzione. Prendiamo atto di questo. Il governo infine accetta ovviamente in modo integrale i suggerimenti circa il superamento delle norme scritte due volte con identico contenuto nel testo. Naturalmente si tratta anche in questo caso di errori materiali. Le norme sono assolutamente identiche e perfettamente corrispondenti con quelle votate in commissione, si tratta semplicemente di una loro duplicazione che va anche in questo caso abolita. Se lei ci autorizza. Scegliamo quale abolire delle due, così. Sono le quattro indicate, e tutte e quattro le duplicazioni indicate dal Presidente Sangalli. Grazie. Senatrice Bulgarelli e poi Calderoli, prego. Bulgarelli. Grazie Presidente. Solo per una precisazione e anche per chiedere, magari capisco che l'orario è indegno e capisco che veramente abbiamo lavorato tutti tantissimo, ma credo sia difficile proseguire nei lavori, soprattutto per quanto riguarda una legge come quella di stabilità, che come diceva giustamente il Vicepresidente Sangalli fa la radiografia del Paese, senza sapere di nuovo che cosa c'è dentro. Perché vero è che il governo può tranquillamente, è facoltà sua, scegliere cosa mettere o non mettere all'interno di un emendamento di fiducia, ma è anche vero che ormai è prassi che se il governo prende gli emendamenti votati già in commissione, questi emendamenti rimangano identici. Allora, in questo testo, oltre errori formali, materiali, refusi e tecnici, che sono tutte cose che si possono correggere, ci sono degli emendamenti votati in commissione che sono stati presi e riformulati e non sappiamo come. Ne sappiamo alcuni, ma non avendo avuto tempo di leggere tutte le 140 pagine più le tabelle, non sappiamo come esattamente siano stati riformulati questi emendamenti. Allora, una cosa è avere l'elenco degli emendamenti che sono stati votati in commissione, avere l'elenco degli emendamenti nella relazione tecnica, che ci ha anche facilitato il compito, e vedere quali sono stati accettati e quali no. E un conto è invece dover verificare che negli emendamenti riformulati non siano stati poi reinseriti, con altre parole, emendamenti che in realtà sembrerebbero stralciati. E quindi credo che ci dovrebbe essere data la possibilità di verificare cosa c'è nel testo, perché alla fine, per esempio, nell'emendamento che parla delle frequenze locali viene inserita una frasetta che va a riprendere un emendamento che nell'elenco non c'è, ma che fa riferimento invece a delle televisioni che possono trasmettere a livello nazionale e che ovviamente era una cosa che era stata stralciata. Allora, la verità è che non è stata stralciata, è stata soltanto inserita e non è polemica. Scusi, qual è il comma? Lo puoi indicare? Purtroppo non glielo so dire in questo momento perché non è fruibile il materiale. 147, tra l'altro ho scritto in grassetto e ringrazio perché almeno alcune frasi riformulate sono state evidenziate, ma senza poter leggere tutto il testo nessuno di noi qui in aula potrà mai sapere che cosa c'è dentro al testo della fiducia, cioè dentro al testo del maxiemendamento. E vorrei ricordare che questa è la legge più importante che noi facciamo qui in Parlamento ogni anno. È la legge che fa la radiografia del Paese e vorrei sapere anche gli altri colleghi come fanno a essere sereni rispetto al fatto di sapere che i propri emendamenti sono stati riformulati. Solo questo. Grazie.
Senatore Calderoli, prego. Grazie Presidente, e ovviamente non cercando di rallentare la discussione per andare veloci verso la conclusione di questo esame. Presidente, devo prendere atto che il Governo ha interrotto una prassi ormai consolidata di prendere quello che è stato approvato in Commissione e stralciarlo e non inserirlo nell'emendamento proposto dal Governo, inserendo altresì cosa che invece in Commissione non sta neanche più sul microfono, Presidente, qua il Senato proprio sta calando il suo livello. E grazie Senatore Candiani. E inserendo cose nuove interrompe questa prassi, però francamente questo sta nelle prerogative del Governo. Quello che invece mi sembra inaccettabile è che in questo momento si debba assistere a un dialogo modello salumeria, signora come lo vuole, un etto un po' grasso, un po' un etto e mezzo di mortadella, no, mi dia un etto di prosciutto cotto. Noi stiamo discutendo di una mozione di sfiducia sulla base della quale il Governo condizioni la propria esistenza in essere. Quindi noi nel momento in cui ci dovremo esprimere, non ci esprimiamo rispetto a un qualcosa, e ringraziamo veramente il senatore Sangalli per la relazione che ci ha fatto, perché dimostra l'onestà intellettuale della persona e la conoscenza della materia. Ringrazio anche il Presidente che ha accolto tutte le richieste di stralcio, di correzione, eccetera. Ma noi vogliamo sapere quale testo andiamo a votare. Che sia questo, che sia quell'altro, qualcuno in questo momento deve mettere a disposizione dell'Aula un testo che fra l'altro non avrà neanche il coordinamento finale, essendoci la richiesta di fiducia. Quindi benvengano gli accoglimenti da parte della Presidenza, le correzioni segnalate dal Vicepresidente Sangalli, dal Viceministro dell'Economia. Però qualcuno ci dà un testo, non un po' magro, un po' grasso, ci dà il testo su cui esprimeremo la fiducia prima di iniziare la discussione. Grazie Presidente. Grazie. Bene. Scusi, non l'avevo visto. Senatrice Bonfrisco, prego. Grazie Presidente. A conclusione di questo piccolo dibattito su una modalità così importante, che descritta bene dal nostro Vicepresidente Sangalli nella sua relazione, che aiuta lei Presidente a valutare e a decidere come procedere ulteriormente nell'approvazione di questa legge di stabilità, quella legge di stabilità che da più parti all'inizio della discussione, proprio dal Presidente Sangalli, ma poi anche dalla collega Bulgarelli, viene definita con una valutazione di merito che peraltro noi in questo momento non compete, la fotografia del Paese, sono a ricordarle che noi la fotografia di questo Paese non possiamo vederla, tanto è offuscata e confusa, perché come è stato specificato prima molto bene dal Presidente Sangalli e ancor meglio dal Vice Ministro Morando, che ha dovuto registrare sulla base delle contestazioni che tutti i gruppi hanno svolto in sede di analisi in Commissione Bilancio, dei profili formali dal punto di vista della formalità, vale a dire la numerazione che non corrisponde, perché non vi è corrispondenza tra i commi e il contenuto dell'emendamento inserito. Gli emendamenti sono inseriti ma non nei commi indicati. Ecco, tutta questa modalità appartiene al controllo formale, così come appartiene al compito della Commissione Bilancio quel controllo sulla più importante, ancor più importante, sui saldi di finanza pubblica, perché poi se questa è la fotografia del Paese è ancor di più la fotografia della situazione dei conti pubblici del Paese. E allora a noi non interessa tanto valutare se l'emendamento è stato scritto in modo diverso, che pure è una questione rilevantissima. A noi oggi interessa valutare che la totale corrispondenza, in omaggio a una prassi parlamentare, signor Presidente, che noi a lei affidiamo nel suo controllo rigoroso, nella sua obbligatoria difesa della prerogativa del Parlamento, la corrispondenza tra ciò che ha
operato con le sue decisioni e scritto con i suoi voti il lavoro della Commissione parlamentare, quella che svolge la funzione di merito della discussione della legge di stabilità e di controllo, l'unica vera grande funzione di un vero Parlamento. A lei chiediamo di garantire, signor Presidente, anche per il tramite della relazione che le viene affidata dalla Commissione Bilancio attraverso le parole del Presidente Sangalli, la totale rispondenza dei testi, pur sapendo noi che nel momento in cui il relatore non ha ricevuto il mandato dalla Commissione, in quel preciso istante il Governo è tornato assoluto titolare del testo, e infatti ne vediamo i risultati, il testo è illeggibile, e ascriviamo quindi a questo Governo un testo illeggibile della legge di stabilità, altro che fotografia. Speriamo che le fotografie e le radiografie non le facciano così, perché qua non si vede niente, quindi noi, nessuno di noi, lei per primo, signor Presidente, non è nelle condizioni di svolgere la funzione più importante del Senato. Ma più ancora che a lei, signor Presidente, io chiedo al Governo di assumersi la responsabilità a quest'ora, questa notte, di spiegare e di dire al Parlamento cosa è avvenuto tra la fine dei lavori della Commissione, avvenuta tra qualche ora, 48 ore fa, per ben due giorni il Governo ha tenuto fermo un testo presso un Parlamento, un'aula parlamentare che lo attendeva, lo ha atteso fino a questa sera, in una giornata a dir poco psichedelica, di relazioni tecniche, bollinature di ragioneria, testi annunciati che quando poi sono arrivati in un documento fatto almeno di qualche centinaia di fogli, con testi illeggibili, come hanno spiegato tutti i colleghi prima di me, che nessuno può verificare e controllare. E allora io al Governo chiedo, al Vice Ministro Morando, quello che lui stesso, come lui stesso ha riconosciuto questa sera nel dibattito in Commissione Bilancio, è stato il padre della norma di prassi, chiamiamola così, di garanzia del Parlamento, per cui la totale corrispondenza tra il testo licenziato dalla Commissione e il testo poi presentato dal Governo nel suo maxi emendamento sottoposto al voto di fiducia, se noi stasera siamo nelle condizioni di poter svolgere serenamente quella procedura nella rispondenza sui testi approvati dalla Commissione, sui testi mai approvati dalla Commissione e comunque inseriti dal Governo in questo maxi emendamento, ma le aggiungo la cosa più importante, di testi bocciati dalla Commissione Bilancio e invece ricompresi in questo maxi emendamento. Questa è la cosa più grave per la quale io le segnalo, signor Presidente, la responsabilità che abbiamo tutti, tutti noi, ma per primi il Presidente del Senato e il rappresentante del Governo, nel garantire al Parlamento, ma soprattutto ai cittadini italiani, il massimo del rispetto, del controllo sui soldi pubblici, che qua invece non riusciamo a verificare. E allora non è affatto garantito da questa confusione il diritto cardine, il principio cardine di un Parlamento che esercita la sua funzione di controllo per un Governo che dice di essere in grado di portare il Paese fuori dalla crisi, mentre invece questo Governo, con questa modalità chiara ed evidente a tutti, quasi al limite della non democrazia, e mi limito a dire questo, perché noi nelle prossime ore in questo Parlamento rappresenteremo in modo plastico quello che qualcun altro ha definito tanti anni fa un bivacco, fino alle 4 e alle 5 della mattina, a svolgere un lavoro che avremmo potuto tranquillamente svolgere entro questi due giorni se il Governo non fosse arrivato, primo, con tanto ritardo, e secondo, con un pacco di norme confuse e illeggibili. E questo io penso, Presidente, che lei non possa permetterlo. Grazie. Grazie. Allora, senatrice Bottici,
Ha parlato la senatrice Bulgarelli, la prego, sinteticamente per favore. Io ho ascoltato tutto e scorrendo nelle pagine mi accorgo che al comma 738 si fa riferimento anche al comma 768 e al comma 739 si fa riferimento al comma 767. Peccato che questa legge di stabilità abbia 755 commi. Quindi a che ci stiamo riferendo? Cioè, se qualcuno me lo può spiegare. O la riscriviamo per bene e sappiamo cosa stiamo votando, specialmente chi vuole votare sì, almeno è cosciente, se no me la smettiamo di prendere in giro i cittadini fuori, che poi ci pagano tutti. Grazie. Procediamo, se il governo non ha da intervenire. 738 era il... e 739 al 767 che non esistono. Perno. Un attimo, senatrice, per favore, stiamo controllando. Un attimo. Senatore Arrigoni, prego. In una fase di cooperazione istituzionale, prego. Senatore Arrigoni, prego. In tema collaborativo, Presidente, il comma 751 fa riferimento a una tabella di cui al comma 779. Siccome il massimo... Se il governo non ha osservazioni da fare. Silenzio, un attimo. Silenzio, prego. Grazie, signor Presidente. Si tratta evidentemente di errori materiali. Io sto cercando da solo... D'accordo. Di correggerli e di capire a che commi facevamo riferimento. Se mi... è evidente che si tratta di un errore formale, ma io adesso non sono in grado di individuare il comma con cui sostituire quelli sbagliati. Se mi date... Siccome... Allora, intanto dobbiamo chiarire una cosa. Senatrice Bulgarelli, è già intervenuta. Prego, rapidamente, intanto il governo può controllare per vedere se riesce a risolvere il problema dei commi. Senatrice Bulgarelli, rapidamente dobbiamo iniziare la discussione. Rapidissimamente, siccome in commissione ci hanno dato 3 pagine da sostituire per l'emendamento, il maxi emendamento, forse anche l'ultima pagina è da sostituire, quindi i commi esistono ma la pagina è quella sbagliata, magari c'è anche questa possibilità. Sì, è possibile, grazie per la collaborazione. Comunque, siccome il testo del maxi emendamento è stato presentato, prego.
è stato presentato dal rappresentante del governo e è stato valutato dalla commissione quinta del bilancio e sono state fatte delle osservazioni, delle correzioni. Queste correzioni sono state accettate e specificate dallo stesso governo e quindi la responsabilità del testo è del governo e il governo provvederà certamente in sede di carta. Così è. Allora, il governo assume la responsabilità di quello che ha presentato. La commissione si assume la responsabilità del parere. Le osservazioni che ha fatto la Commissione sono state accettate dal Governo. Il Governo si è assunto la responsabilità del testo e su quello ha posto la questione di fiducia. Comunque nel corso della discussione potremo continuare a chiarire. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Vacciano, ne ha facoltà. Senatore Vacciano, prego. Adesso non li facciamo uscire qui. Rinuncia a parlare, io no? Non rinuncio affatto a parlare. Io semplicemente mi rifiuto di fare un intervento coerente dopo che ho sentito dal Presidente del Senato che si può mettere la fiducia su Topolino. Cioè, questo è quello che state facendo. Io non credevo possibile che il Parlamento della Repubblica Italiana potesse permettersi di votare un provvedimento che è scritto coi piedi, dove mancano dei pezzi. Ma che vuol dire che il governo si assume la responsabilità? Ma di che cosa? Si assume la responsabilità degli errori formali di un testo. Ma questo non influisce solo sulla vita di questa assemblea parlamentare, questo influisce sulla vita dei cittadini. Ma un po' di serietà la vogliamo mettere in campo o no? Ci chiedete una discussione di fiducia, la fiducia su che cosa? La fiducia sul testo che non esiste? Sono state accettate le correzioni degli errori materiali e su questo noi... Non c'è nessuna correzione. Non senatore si Vacciano, il suo intervento è per 5 minuti, se vuole continuare. Allora, l'intervento è 5 minuti, ma lo state facendo fare su Topolino. State mettendo la fiducia su un giornaletto, è uguale. Quando io trovavo degli errori, dicevo pazienza, l'ho pagato poco. Questo è quello che influirà sulla vita dei cittadini italiani per il prossimo anno e questa è una cosa semplicemente vergognosa. Io di cosa devo discutere? Di cosa devo discutere? Di un testo che non è completo? Ma stiamo scherzando? Io poi immagino che i colleghi non abbiano nemmeno avuto il tempo di esaminarlo, perché in mezz'ora, un'ora non si può star lì a esaminare 150 pagine. Se ci mettiamo un'altra oretta là, quante ne vengono fuori di queste cose? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Il governo che si è allontanato per telefonare, per chiedere dov'è che stanno le pagine, ma per favore non ci fate ridere, ma quale discussione, ma tenete per i minuti, questa è una bufolata! Senatore Divina, alla parola. Alla parola del senatore Divina, un attimo. Presidente, lei porterà una grave responsabilità sulle spalle, perché è la prima volta che un'aula parlamentare vara una legge di bilancio e di stabilità con delle affermazioni gravissime fatte dal Presidente della Commissione Bilancio e confermate in modo estremamente, io dico, umile e genuino anche dall'attuale referente del Dicastero, manca il Ministro, c'è il Vice Ministro Morando.
abbiamo sentito che vi sono dei doppioni, degli articoli che portano, articoli, uno, commi, che portano spese ripetute. L'articolo 716 che ingloba i 20 commi successivi e ripete pertanto gli stessi provvedimenti e la stessa forma di spesa. Noi avevamo delle convinzioni o delle certezze. La prima era la mamma, poi si dice la data sul giornale e la terza erano le statuizioni della Ragioneria dello Stato per la puntualità, la meticolosità con cui esaminava i provvedimenti. Ma poiché una somma è una somma, come fa la Ragioneria dello Stato a vidimare e bollare un provvedimento che porta spese ripetute? Ma la somma, il calcolo è stato fatto. Allora, non so quanti colleghi qua abbiano cognizione della prassi elaborativa di un provvedimento di finanza. Normalmente questo provvedimento lo elabora il MEF. Per la prima volta questo maxi emendamento viene elaborato dalla Presidenza del Consiglio su ordine del Presidente Renzi. E il Presidente Renzi probabilmente ha fatto ed ha spulciato comma su comma, introducendo, togliendo. Mai abbiamo visto presentare un maxi emendamento sulla fiducia dove non si rispettano i lavori, e questo lo dice anche il Presidente della Commissione Bilancio, non si coordinano i lavori della Commissione con quelli dell'Aula. La Commissione elabora un testo e il maxi emendamento stralcia 20 emendamenti, ne introduce altri nuovi. La Presidenza del Consiglio fa questi pasticci e ci viene da pensare che a questo punto, oltre ad aver rinnovato, rottamato, cambiato i vertici delle pubbliche amministrazioni, anche nella ragioneria si siano fatte queste operazioni, oppure si è chiesto alla Ragioneria dello Stato di mostrarsi totalmente supina alla Presidenza del Consiglio. Qua stiamo, e lei Presidente, che uno, forse in quest'Aula l'unico garante della Costituzione, non può permettere che si innovino. Non abbiamo più la certezza delle procedure parlamentari, Presidente, se non interviene lei in questo momento. Qua chi ha voglia di intervenire nel merito procedendo in questa maniera? Non siamo tutti fuori regola, non si dovrebbe neanche procedere alla discussione di questo emendamento. Il governo bene farebbe a prendere questo maxi emendamento scritto male, non dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma dalla Presidenza del Consiglio, riportarlo alla Presidenza del Consiglio, dire scusate senatori, scusi Paese per il tempo che facciamo perdere, ci vediamo lunedì, ma con un documento che sia un documento. È vergognoso. Io mi rifiuto, come il collega, di entrare nel merito. Ci sarebbe da dire nel merito. E se vogliamo, questa è la 28ª fiducia che il governo chiede su circa... Ne abbiamo perse qualcuna. Su circa 280 giorni di vita, ha fatto una trentina, ha chiesto una trentina di fiducia. Una fiducia ogni 10 giorni. Ma ricordiamo una cosa, la ripartizione dei poteri. Il potere legislativo, governativo, è eventuale in casi di necessità ed urgenza. Ponendo fiducia, su provvedimenti elaborati dal governo, non lasciando che gli interessi del Paese vengano mediati dai parlamentari, dal mandato popolare, il governo si sostituisce agli organi legislativi. È un'insubordinazione questa, è un insulto al Parlamento questo. E se entriamo anche nel merito... Una su tutte,
introdurre l'IMU sui terreni agricoli fino ai 600 metri vuol dire andare a punire non gli agricoltori, ma a punire quei piccoli agricoltori di seconda classe che non sono agricoltori professionali, ma coltivano la campagna per necessità, per integrare il proprio reddito. A questi gli si dice: tu dovrai pagare per integrare il proprio reddito. Sono messi in condizione di non poter lavorare. Lì si dice: forse il governo ha inventato l'undicesimo comandamento, che dice: vai a rubare, non puoi più lavorare, e vai a rubare e io ti proteggerò, perché anche il furto è stato depenalizzato. Cosa volete? Questo è l'insegnamento che ci dà questo governo Renzi: ne abbiamo piene le tasche. Bravo. Grazie. Senatore Romani ha chiesto di intervenire. Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori, Presidente. Io ho atteso di intervenire perché volevo capire il dibattito e come si svolgeva. Ho ascoltato con attenzione la relazione del Vicepresidente Sangalli, ho ascoltato gli interventi di colleghi dell'opposizione, ho ascoltato i miei senatori che hanno partecipato alla riunione di questa sera alla Commissione Bilancio. Io le devo dire sinceramente, Presidente, non penso che sia possibile proseguire un dibattito di questo tipo. La non aderenza di questo provvedimento a un provvedimento che abbia un minimo di senso. Il povero Vice Ministro Morando che disperatamente cerca di aggiornare, di correggere i commi, i numeri, gli emendamenti. Le citazioni di colleghi dell'opposizione che sottolineano gli errori che ci sono nel testo. Io, guardi, sono molto libero e scevro da estremismi, da ideologismi, da polemiche che non abbiano senso, ma proseguire così noi non ce la sentiamo. E quindi in tutta serenità, in tutta tranquillità, il gruppo di Forza Italia abbandona l'Aula perché non è in grado di proseguire in queste condizioni. Chiedo agli altri colleghi delle opposizioni di fare altrettanto. La maggioranza, se vuole andare avanti, se lo vota da solo, perché veramente è una pagina drammatica del Parlamento. E se il Presidente Azzolini l'altro giorno evocava 19 anni suoi a Presidente della Bilancio e citava questa legge di stabilità come un esempio fulgido, e non voglio aggiungere altri aggettivi a riguardo, come un esempio di legislazione con riferimento alla legge di stabilità che mai si era verificata negli anni precedenti, devo dire che è accaduto esattamente il contrario. Non mi sento di chiedere ai miei senatori di partecipare a questa pagina nera del Parlamento e del Senato italiano. Non siamo nelle condizioni di continuare. La maggioranza vuole continuare, la maggioranza di governo se la fa, se la scrive e se la vota. Bravo. Dottore Ferrara. Presidente, ho partecipato ai lavori della Commissione anche per il dibattito che si stava tenendo in ordine alla problematica inerente alla comunicazione che poi è stata brillantemente elaborata dal Presidente Sangalli, e mi sono permesso di ricordare a me stesso e al Presidente Morando che gli unici presenti in quel momento in Commissione, quando si stabilì questo iter procedurale, eravamo io e lui. Lui rappresenta il Governo, quindi la parte del Parlamento spettava a me, e ho cercato di puntualizzare quello che stavo facendo perché questo fosse richiamo. La comunicazione, Presidente, ha un significato, che è quella di rendere collaborativa l'attività parlamentare nei confronti del Presidente del Senato, perché il Presidente del Senato possa stabilire la ammissibilità del maxi emendamento e espungere le parti che ritiene inammissibile. Presidente, mi dispiace, ma devo dirlo. L'ho già detto al Presidente Morando, e il Presidente Morando mi ha detto: io sono il Governo, dico che sono d'accordo e che quindi non contraddico il Presidente Sangalli sull'espunzione. Ma è lei che deve determinare l'espunzione. È lei, Presidente, che deve dire all'Aula cosa stiamo votando. Non è responsabilità del Governo.
lo chiedo a tutti, è così. Sino a quando questo non viene detto è soltanto una grande confusione. Ma vorrei richiamare un'altra cosa. Il presidente Morando, da presidente della Commissione Bilancio, nella breve legislatura 2006-2008, in quanto egli, rappresentante autorevole dell'opposizione, aveva chiesto che questa procedura venisse incardinata nel 2004 e la procedura fu consentita, ammessa e incardinata dal presidente Pera, al momento in cui fu presidente chiese al governo, che l'accettò e il presidente Marini la decretò, l'espunzione di 130 parti. 130. Il motivo era che quelle parti non erano state votate dalla Commissione. Oggi sottoponiamo a lei, Presidente, un problema che può costituire un pericoloso precedente. Ha detto il Presidente della Commissione e il Presidente Morando che quella procedura, quella richiesta dal Presidente Morando, quella attuata nella legislatura 2006-2008, quella procedura non poteva essere attuata perché i lavori non si erano completati. Presidente, questa è una decisione sua. Se la espunzione viene fatta soltanto quando il procedimento viene completato con la nomina del relatore, significa che in qualsiasi momento in futuro il governo può artatamente causare la sospensione del lavoro e del voto al relatore e presentare un maxi emendamento dove può mettere quello che vuole. Questo fa parte delle prerogative in ordine alla richiesta di fiducia, ma non rispetta il dettato costituzionale che le leggi abbiano il necessario passaggio in commissione, che è il motivo dottrinale per cui siamo al punto in cui siamo. La responsabilità non è del governo, Presidente, è sua e lei se la deve assumere nei confronti del Senato e del Paese intero. Grazie. Senatore Zanda. Presidente, io aveva chiesto prima la senatrice De Petris, ma prego. Comunque prego, senatrice De Petris. Grazie Presidente. Guardi Presidente, noi abbiamo, ognuno di noi credo ha avuto molte esperienze, diciamo, di legge finanziaria prima e di legge di stabilità. E ci siamo trovati di fronte con una certa frequenza anche alla presentazione dei maxi emendamenti, forse anche magari con qualche incongruenza, con qualche errore, ma credo che quello che è accaduto stasera e anche tutti quanti i rilievi che sono stati fatti e che in parte, lei lo sa Presidente, sono stati riconosciuti anche dalla Commissione nella relazione del Vicepresidente e anche dallo stesso Governo, ma che no, ma gli ulteriori anche elementi che non combaciano sul testo esigono, Presidente, proprio per la correttezza della procedura di cui lei è garante, che il testo che viene sottoposto al voto di fiducia sia un testo che abbia, non dico un senso, poi ognuno se lo può interpretare, ma che sia un testo che abbia, che sia assolutamente lineare, che non contenga errori, perché lei lo sa Presidente che cosa può accadere, questo è bene che tutti quanti i colleghi anche lo sappiano con chiarezza, perché questa situazione comporterà il fatto che arriva la Camera lo correggerà, perché non potrà non correggerlo, tutti i colleghi è bene che lo sappiano. No, quindi la fretta comporterà il fatto che ovviamente anche quest'Aula, non so quando, dovrà riesaminare per l'ennesima volta anche la legge di stabilità. E poi non è più ammissibile, Presidente, che quest'Aula, questi senatori che ormai sono trattati dalla mattina alla sera e vilipesi, che debbono anche essere costretti, e questo riguarda i senatori dell'opposizione e i senatori della maggioranza, senza distinzione alcuna,
a dover essere portati al punto anche di votare un testo che è per larga parte incomprensibile, che non corrisponde, e questo, guardi, non può, diciamo, essere, lei non può essere soltanto un notaio, diciamo, del, siccome il governo se ne assume la responsabilità, tutto quanto è possibile, questo non è possibile. Quindi io credo, Presidente, che lei dovrebbe, in questo sì, esercitare fino in fondo il suo potere, perché credo che sia assolutamente necessario arrivare a sistemare il testo e a correggerlo, perché altrimenti lei si assume una responsabilità grave, e non credo che noi possiamo permettere per l'ennesima volta che si possa procedere a approvare delle leggi di stabilità. Guardi, Presidente, ci sono persone, dipendenti, che stanno occupando tutte quante le province, che c'è a rischio la loro vita, il loro posto di lavoro, e noi qui dentro in quest'aula non c'è rispetto per niente. Con un testo, 400 pagine di questo testo che hanno incongruenze, non ritornano i conti, non ci sono le corrispondenze, questo è il modo in cui noi trattiamo appunto la vita delle persone, perché di questo si sta parlando. Quindi lei si deve assumere la responsabilità di fare in modo che questo testo possa essere immediatamente modificato e sistemato prima di riprocedere al voto di fiducia. Prima di dare la parola al senatore Zanta, la vera richiesta, si sono trovate delle correzioni che vanno apportate al testo e di cui la presidenza si assume la responsabilità. Sto parlando, per favore. Di cui vediamo se questi sono conclusivi, poi casomai continuiamo. Prego la senatrice segretaria di leggere queste correzioni, che sono un lavoro di drafting. Posso continuare a prendere atto di quello che mi ha detto il vicepresidente Sangalli, che ha esaminato e ha detto che il contenuto sostanziale non è assolutamente modificato rispetto a quello che era. È così, presidente Sangalli, conferma questo, quindi noi andiamo sulla sostanza, e se ci sono problemi formali il presidente, la presidenza si prende la responsabilità di fare le correzioni, naturalmente quelle che formali che si evidenziano. Quindi prego la senatrice segretaria di leggere quelle rilevate anche con la collaborazione dei senatori. Prego. Dunque, al comma 174, al posto delle parole 122 bis, sostituire con le parole con 173. Al comma 238, sostituire 768 con 739. No, sono sostituzioni dei numeri. Per favore, senatore Endrizzi, non interrompete la lettura del senatore, della senatrice. 739, sostituire 767 con 738. Al comma 751, sostituire 779 con 749. Senatore Arrigoni, c'è altro contributo? Prego. No, prima, Presidente, prima sono intervenuto in spirito collaborativo, ma questa volta lo spirito non è più collaborativo. Lei ha parlato di errori formali, io ne accenno uno di natura sostanziale, il comma 665, che tratta il finanziamento o lo spazio finanziario per la regione Molise, che è stata colpita dal terremoto. Si parla nel penultimo periodo di esclusione del patto di stabilità per complessivi 5 milioni e al periodo successivo, che è l'ultimo del comma, si parla di compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2015. Quindi, qual è la sostanza? Che
la deroga del patto deve essere di 15 milioni oppure che la compensazione deve essere di 5 milioni. Le ho portato un esempio di sostanza e gliene accenno altri 4 che abbiamo scoperto in 5 minuti. Questo era il comma 665, prego il governo di annotare queste osservazioni. Prego. Scusate, senatore Arrigoni. No, io ritengo veramente, Presidente, vergognoso che dopo 24 ore di attesa rispetto all'annunciata, allora annunciata dalla presentazione del massi emendamento, noi della minoranza responsabilmente dobbiamo trovare questi errori. Allora, vengo a citarne altri. Comma 699. Agli oneri derivanti dai commi 719 e 720, quindi si parla di disposizione, quindi si fa riferimento a questi due commi 719 e 720, che non sono altro che autorizzazioni di spesa di cui al fondo FISPE. Quindi non ci siamo un'altra volta. No. E no, ho capito. No, no, Presidente. No, Presidente. No, Vice Ministro, no. No, 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 Vice Ministro, perché lei può... Lei... Il collega, no, scusi. Come il 719 e il 720 è stato unificato nel 716. No, Presidente. Questo era il riferimento, Presidente. Si intende al 716. No, Presidente, noi abbiamo capito che i commi dal 716 al comma 737, che trattano tutti il FISPE, vengono fusi in un unico comma che è 716. Io mi riferisco, e lo ripeto, al comma 699, che recita: agli oneri derivanti dai commi 719 e 720, quindi si tratta di disposizione. Questi 719 e 720 sono dei commi che riguardano il FISPE, quindi non ci siamo. Non c'è assolutamente relazione. Senatore Arrigoni. Scusi, Presidente, vado avanti. Ma questi sono errori che abbiamo trovato qui in questi minuti. Il comma 706. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al comma 728 sono trasmessi alle Camere. E il comma 728 è uno di quelli che tratta il FISPE, che viene soppresso. Ma quindi i piani stralci fanno riferimento a cosa? Ne dico un altro. Il comma 708. Le economie da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni derivante dall'applicazione del comma 732 e il comma 732 è un altro comma che fa riferimento al FISPE. Quindi il comma 708 a cosa fa riferimento? Il comma 706 a quale altro comma fa riferimento? Vogliamo d'accordo, grazie senatore Arrigoni. No, Presidente, no, questa... nel senso che questo è l'effetto di quella unificazione nel comma 716 che è stata fatta, per cui i riferimenti bisogna coordinarli con tutti questi. Senatore Zanda, prego, abbiamo compreso. Presidente, scusi, mi permetta, vorrei cercare di rimettere i piedi per terra. Noi stiamo facendo un dibattito molto delicato dopo un lavoro duro della Commissione ed è un'ora nella quale è assolutamente necessario che il dibattito segua i binari previsti nel nostro regolamento. Noi abbiamo dato la parola all'inizio della seduta al Presidente della Commissione Bilancio. Il Presidente della Commissione Bilancio
ha espresso le opinioni della Commissione, ha fatto le sue osservazioni, il Governo ha preso atto, ha dichiarato in aula che sarebbe intervenuto sul testo apportando le correzioni che erano state rilevate in Commissione. A questo punto era previsto che noi aprissimo la discussione generale. Si è viceversa aperto un dibattito nella quale ciascun senatore che lo richiedeva dava opinioni sul testo, su errori del testo. Silenzio, sono intervenuti i capigruppo sull'ordine dei lavori. Presidente, no, ho ascoltato interventi. Prego. Anche di non di capigruppo. Prego. Allora io penso questo, Presidente, che in un testo così complicato, e i senatori che hanno più di una legislatura sanno che questo accade sempre in leggi di questa complessità, è necessario un lavoro di drafting. Noi voteremo il testo che il Governo correggerà e che ci presenterà al momento del voto. Adesso credo che sia necessario andare avanti con la discussione generale, perché questo era previsto e questo deve accadere per l'ordinato svolgimento. Se noi riapriamo un dibattito nel quale ciascun senatore dà le sue opinioni su eventuali, a suo parere, errori tecnici, in questo modo noi non ne usciremo più, Presidente. E questa ed una votazione molto delicata, necessaria, perché la Camera dei Deputati sta aspettando questo testo per poterlo approvare. Noi voteremo allora, il testo che la Commissione Bilancio ha esaminato e che il Governo correggerà, e questo sarà il testo che noi voteremo. Per cortesia, dico questo anche ai colleghi di Forza Italia, che sarebbe bene che ritornassero in aula per una discussione di questo rilievo. La ringrazio. Comunque, senatore Zanda, la Presidenza ha preso atto di alcune correzioni dovute, e quindi noi abbiamo utilizzato questa discussione e queste segnalazioni per poter dare un aiuto al Governo in questa fase di correzione. Quindi questo mi pare che sia una fase di collaborazione. La senatrice Serra ha la parola. Lei, capogruppo. Dobbiamo... Capogruppo. Prego. Presidente, io continuo ad essere un illuso e confido nel fatto che questo Senato abbia ancora un senso ad esistere nonostante la riforma costituzionale. Il nostro gruppo si è comportato in maniera responsabile in Commissione, abbiamo lavorato, abbiamo portato migliorie al testo che sono state poi cancellate. Ora io mi chiedo, e chiedo a lei, Presidente, nella sua funzione di garante nei confronti di questo Senato, ma in un qualsiasi consiglio comunale della Repubblica una delibera andrebbe approvata se ci fossero dentro questo tipo di carenze? Non sto parlando di un organo costituzionale come il Senato della Repubblica, dove si approva la finanziaria. Sto parlando di una delibera di consiglio comunale. Io per esperienza le dico che non arriverebbe nemmeno all'apertura del dibattito, sarebbe sospesa, sarebbe perfezionata nei suoi contenuti e sottoposta poi alla votazione. Perché qui lo dico anche al Vice Ministro Morando, attenzione, perché dare false informazioni ad un organo costituzionale è reato. Attenzione, perché qui si stanno dando false informazioni e comunicazioni ad un organo costituzionale. E hanno ragione i senatori che vengono qua dentro e chiedono che ci sia un testo chiaro su cui andare a votare. Perché noi non possiamo votare una fiducia sul niente. E questo, Presidente, io le chiedo di essere garante. Noi non possiamo oggi chiedere a questo Senato di andare senza un testo chiaro nel suo contenuto, con errori sostanziali, non errori di drafting, non errori di scrittura, errori nella chiara correlazione del contenuto.
Noi non possiamo chiedere che questo diventi un esempio per la storia repubblicana. Che esempio è, Presidente? Lei rappresenta in questo caso l'unità di questo Senato. Noi non possiamo andare oggi a legittimare questo modo di operare. Lo chiedo a lei veramente con estremo trasporto. Rappresenti l'unità del Senato e non il voluto del senatore Zanda. Per l'amor di Dio, sia responsabile nel suo ruolo. Airola, prego. Come capogruppo sull'ordine.